arrivato finalmente a mister questo attaccante, ce lo racconti, ce lo spieghi questo Colombo? Beh, a dire la verità Colombo lo conosco da una decina d'anni, nel senso quando era ancora nella primavera dell'Atalanta, la conosciamo già, era una promessa del grande calcio, perché è stato un giocatore che ha girato parecchie squadre, ma è stato un giocatore che ha dato, lui le qualità tecniche sono discutibili, è un giocatore che viene a colmare un buco che abbiamo, è un giocatore che fisicamente è di peso, sa giocare anche con la palla a terra, sa attaccare anche la profondità. Dobbiamo scoprire sotto l'aspetto caratteriale. Attacco a 2, attacco a 3, Bonato ce lo presentava come una che può muoversi un po' su tutto il fronte offensivo. Esatto, è proprio quello che si cercava, che abbiamo detto, che poteva magari abbinare, giocare con Selva, oppure in alternativa a Selva, con un trequartista, per cui queste sono cose che sulla carta ci stanno e dobbiamo verificare sul campo con gli allenamenti e vedere se sul campo è una cosa fattibile. Adesso il mercato è finito, quindi non ci sono più neanche così voci, neanche distrazioni, se proprio dovevano esserci da questo punto di vista, si lavora solo sul campo. No, non ce n'erano neanche prima, perché insomma un certo tipo di organico si era già delineato, per cui non c'erano distrazioni. Adesso abbiamo secondo me un organico ideale, sono i 23 giocatori, due ragazzini, credo che si possa lavorare bene, un organico completo, a mio avviso, speriamo che duri, nel senso che sia un grosso problema. Aspetto Rantier che arrivi nella sua migliore forma, per cui credo che possiamo far bene. Hai dato un'occhiata anche alle altre squadre, come si sono completate? Se tutte si sono rafforzate, forse la Reggiana più di altre, perché ha preso più giocatori, le altre sono andate anche loro a pescare un giocatore davanti, quasi tutte le squadre hanno preso un giocatore, tranne la Reggiana che ha preso due giocatori importanti, Temerini e Saverino, però lo verificheremo sempre se gli acquisti sono così sintomo di miglioramento della squadra e si verificherà durante la partita, per cui credo che nelle prime 7-8-10 partite si vedranno i valori veri di ogni organico. Fermo restando il fatto che tutti si tengono a tenere sempre davanti e lasciare le responsabilità del campionato al Pescara, al Verona, al Taranto, al Cosenza e tante altre che ci credono rimangono in sordina. Tornando al campo, ci sei sembrato quasi più preoccupato così nelle interviste del post partita, quasi più dopo il Lanciano che dopo il Foggia, per quei 15-20 minuti iniziali. Perché sono spesso quelli decisivi, perché se tu riesci ad andare in vantaggio subito riesci a gestire la partita come vuoi, ecco perché, solo per quello, poi dopo la superiorità è stata netta, però fino a quel punto, quando non vai in vantaggio su 1-0, 2-0, le partite, ogni partita, e lo dobbiamo sempre rimarcare, ogni partita è sempre lì, in bilico, e dipende da chi è più bravo a andare in gol. Settimana scorsa avevi chiesto ai tuoi ragazzi di essere più cattivi e lo sono stati, questa settimana che cosa gli chiederanno? La cattiveria, la grinta è determinante in ogni gara. Credo che sia ancora più importante questa settimana il sapere che di situazioni gol ne avremo, bisogna farsi trovare pronti nelle palle vaganti, nelle palle che sono di nessuno, che sembra di nessuno, le dobbiamo fare nostre, e soprattutto nell'ultimo passaggio. L'ultimo passaggio, l'ultimo sviluppo di azione, l'ultimo tocco potrebbe essere quello decisivo per fare gol.